Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Lunedì 26 agosto 2024, San Alessandro e Sant'Oronzo. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Ci stringiamo attorno al nostro Sant'Oronzo nel giorno culmine dei festeggiamenti. Ostuni è pronta ad onorare il suo santo protettore. Il 26 agosto è una data scolpita nel cuore di ogni famiglia ostunese che attende ogni anno questo momento. È un giorno dalle forti emozioni che unisce grandi e piccoli attorno alla figura di Sant'Oronzo. Ieri sera è avvenuta l'accensione delle luminarie artistiche in Piazza della Libertà e nelle zone limitrofe, compresa Corso Mazzini, che è stata chiusa al traffico veicolare. Gli appuntamenti di oggi inizieranno con la celebrazione alle 8 della Santa Messa nel Santuario Rupestre di Sant'Oronzo sui Colli. In mattinata ci sarà l'attesa messa pontificale in concattedrale alle 10.30, presieduta dall'Arcivescovo di Brindisi Ostuni, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Intini. Alla celebrazione parteciperanno i sacerdoti della città e, come ogni anno, i cavalieri in divisa dell'Associazione Cavalcata di Sant'Oronzo. Per l'occasione sarà celebrato anche l'ingresso canonico del vicario foraneo Don Maurizio Caliandro come amministratore parrocchiale della Basilica Santa Maria Assunta in concattedrale. In serata l'intera città, insieme ai tanti turisti che giungeranno per l'occasione, si unirà attorno a Sant'Oronzo per la solenne processione per le vie cittadine che inizierà dalla concattedrale alle 19. Cavalli e cavalieri si raduneranno presso il parcheggio di via Tenente Specchia, area che sarà chiusa al traffico, e i primi 5 cavalli in ordine di sfilata saliranno in piazzetta Cattedrale per l'inizio della processione. I restanti cavalieri si accoderanno da Piazza della Libertà. La statua argentea di Sant'Oronzo sarà scortata dalla plurisecolare e tradizionale cavalcata con i cavalieri e con i 42 cavalli bardati a festa. A seguire, dalle 21 in Piazza della Libertà, presso la Cassa Armonica, gran concerto bandistico Città di Squinzano. La giornata sarà conclusa dallo spettacolo pirotecnico in programma alle 23. Dalle 8 alle 16, presso l'area mercatale, si terrà la tradizionale fiera di Sant'Oronzo, mentre in Viale Oronzo 40, dalle 16 alla mezzanotte, ci sono le classiche bancarelle. Nella Villa Comunale, fino al 27 agosto, è in corso il mercatino dell'antiquariato Zagarelli. Fari puntati sulla festa più sentita e longeva di Ostuni, l'intera comunità si appresta a vivere una giornata all'insegna della devozione e delle tradizioni. Ieri presso l'area mercatale si è svolto il primo atto dell'edizione 2024 della cavalcata di Sant'Oronzo. Cavalieri e cavallo senza bardatura si sono radunati per la consueta visita veterinaria svolta dal dottor Agostino Rogio e per conoscere il sorteggio dei numeri di incolonnamento per la processione, con la benedizione finale di Don Maurizio Caliandro alla presenza dell'amministrazione comunale. In occasione della processione è stata istituita un'area stazionamento dedicata alle persone con capacità di deambulazione ridotta munite di carrozzine. Per loro sarà riservato oggi dalle 17 uno spazio presso la villetta Padre Pio che si affaccia su Piazza Italia. Il Comune di Ostuni ha inoltre previsto un servizio di trasporto gratuito dal domicilio alle zone di svolgimento dei festeggiamenti. È possibile prenotare al numero 379-105-3620 entro le 12 di questa mattina. Il vicario foraneo Don Maurizio Caliandro, dal suggestivo campanile della nostra concattedrale, formula per tutti noi l'augurio per la festività di Sant'Oronzo. Abbiamo scelto di registrare questo messaggio di auguri alla città in occasione della festa del nostro santo protettore Oronzo dal campanile della nostra concattedrale, questo punto più alto, perché in fondo la santità non è altro che il coraggio di elevarci al di sopra delle cose, al di sopra delle situazioni, avere uno sguardo diverso sulla realtà, uno sguardo di senso, perché come qualcuno dice, quando sappiamo dare un perché alle cose sappiamo affrontare ogni come.
e con la santità che ci circonda, quella conosciuta come quella di Sant'Oronzo, quella sconosciuta di persone che non vedremo mai agli onori degli altari, è un richiamo forte a tre valori immensi che la nostra vita necessita. Il primo valore è quella dell'alterità, dell'essere diversi. Il santo, in ebraico kadosh, significa proprio questo, colui che è altro, colui che ha capito che somigliare agli altri significa essere niente, perché o io o tu è la stessa cosa, invece voglio essere me stesso, voglio essere unico. E l'altra parola che la santità ci richiama è la parola felicità. Il santo non è uno che rinuncia, non è uno che si sacrifica, è uno che è felice, felice di essere quello che è, felice di aver capito la sua strada, felice di aver capito la sua missione. E la terza parola è la parola dono. Il santo è uno che ha capito che la vita è un dono e va restituita, a partire da questa terra, a partire dalle cose quotidiane, per poi riconsegnarla nelle mani di Dio. Ecco, in questa occasione della solennità di Sant'Oronzo, nostro patrono, nostro protettore, io auguro a me, alla città, a tutte le persone che ci sono a cuore, di fare questa esperienza di santità nelle cose quotidiane, nelle cose di ogni giorno. Esperienza della diversità, della loro unicità, riappropriandosene quotidianamente, a volte anche contro le cose, a volte anche contro tutti, ma essere se stessi. Auguro a tutti di poter fare esperienza di questa felicità, quella vera, quella che non dipende dalle cose che abbiamo, ma da ciò che siamo, perché si è felici a partire da dentro. E quando siamo felici dentro, ci rendono felici anche le cose che abbiamo fuori, fossero le più semplici, fossero le più povere. Auguro a tutti di poter fare della loro vita un capolavoro, avendolo ricevuto da Dio come dono, restituendolo a Lui fruttuosamente. Auguri e buona festa di Sant'Oronzo. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, i bagnanti della Baia dei Camerini a Ostuni hanno assistito ad una scena inusuale. Un Canadair della flotta antincendio italiana ha solcato il cielo, scendendo ripetutamente a bassa quota fino a sfiorare l'acqua, per raccogliere una notevole quantità di acqua, dirigendosi con urgenza verso le zone tra Villa Castelli, Grottaglie e Martina Franca, dove un incendio di grandi proporzioni stava devastando la vegetazione. L'insolita manovra ha attirato l'attenzione di tutti, creando un misto di stupore e preoccupazione tra i bagnanti, che hanno subito compreso la gravità della situazione. È venuto a mancare Roberto Giliberti, leggendario allenatore dello Ostuni Sport. Ha guidato la squadra negli anni d'oro della gestione di Giovanni Palmisano. Il suo ricordo brilla luminoso nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e ammirarlo. Giliberti non è stato solo un allenatore di successo, è stato un faro di umanità, un uomo capace di toccare le vite di tutti coloro che lo circondavano con la sua saggezza e il suo carisma. La sua capacità di unire, ispirare e guidare la squadra ha trasformato lo Ostuni Sport in una leggenda, in un periodo in cui il calcio non era solo uno sport, ma una passione condivisa, un legame indissolubile che univa una comunità intera. Insieme al presidente Giovanni Palmisano, Giliberti ha scritto pagine indimenticabili nella storia del calcio, portando lo Ostuni Sport a vivere un'epoca gloriosa nel campionato interregionale, un'epoca in cui lo stadio vibrava di entusiasmo e speranza, grazie al suo straordinario talento e alla sua visione. Oggi Francesco, figlio del compianto presidente Giovanni Palmisano, ricorda con commozione a tutti Roberto Giliberti, esprimendo il suo cordoglio, al quale si uniscono con affetto e gratitudine i tifosi ostunesi e la nostra redazione. Questa sera alle 20:30 la suggestiva terrazza Sant'Eligio in via Gesù e Pinto ad Ostuni si trasformerà in un palcoscenico di un grande evento, il Live Cooking Show. Protagonista della serata sarà lo chef Luca Oronzo Urso. Anche con creatività porterà a tavola piatti straordinari. Ad accompagnare le sue creazioni ci saranno i cocktail d'autore con Gianni e Cavallo per saltare ogni sapore. La serata sarà resa ancora speciale dalla musica del DJ set Claudio Sardella. Info al 338 952 7712.
Questa sera, in occasione dei festeggiamenti dedicati a Sant'Oronzo, il santo protettore di Ostuni, presso l'attico rooftop 225 dell'hotel Monte Sarago, si celebrerà la tradizionale cena di Sant'Oronzo con un menu raffinato creato appositamente per l'occasione. La prenotazione è obbligatoria allo 0831 33 44 70. La farmacia Calabo effettua quest'oggi il servizio pomeridiano e notturno a Villanova Marina di Ostuni, aperta tutti i giorni la farmacia Santoro. Meteo bel tempo con nuvole sparse, temperature stazionarie, mare poco mosso. Citazione odierna: chi vuol vivere in pace vede, ascolta e tace. Buona festa di Sant'Oronzo.